Siamo in Valvogna e faremo un'escursione in un luogo dove il tempo si è fermato. Qui ci sono le frazioni delle Gentiwalser, dove ancora si può proprio respirare la magia e quello che è proprio la forza e quanto è affascinante la cultura delle Gentiwalser. Qui noi attraverseremo delle frazioni, vedremo delle architetture splendide, ha perfettamente integrato nella natura. Infatti una delle caratteristiche proprio peculiari del Monte Rosa, del massiccio del Monte Rosa, è quanto in poco spazio si passa dalla pianura ai oltre 4.000 metri di tutte le vette del Monte Rosa. Intorno al Monte Rosa ci sono passeggiate per tutte le difficoltà e tutti i gusti, dalle appunto semplici passeggiate, magari anche solo per andare a mangiare un piatto tipico in un ristorante, alle grandi ascensioni sui 4.000 metri, più o meno tecniche, magari anche con qualche passaggio su roccia o su In ghiaccio. Italia siamo, non so bene se tra le 20 e le 30 guide alpine donne. E tutte mosse da una grande passione per la montagna. Ho deciso quando avevo già una trentina d'anni e una bimba piccola, volevo fare della mia più grande passione, che è la montagna, la mia professione. Qui siamo a Selveglio, è la mia ultima follia e ho comprato una baita per rimetterla a posto e adesso vorrei trasferirmi a vivere qua. Le frazioni Valser erano autosufficienti, quindi ognuna era dotata del forno, della fontana e di una piccola chiesa o cappella. Un tipo di casa antica perché ci ha separato la parte superiore dove c'era il fienile e il deposito del cibo dalla parte inferiore, in modo che i topi o gli altri animali non riuscivano a salire sopra. Delle frazioni, il pane veniva fatto 2 volte all'anno, in primavera e in autunno, poi veniva conservato. Per mangiarlo veniva tagliato e messo a bagno nel latte, nell'acqua, nel brodo per ammorbidirlo. Sì, principalmente era pane di segale, i Valser coltivavano anche fino a 2000 metri la segale, perché quando sono arrivati, passando dai passi del Monte Rosa, era un periodo di ottimo climatico, faceva più caldo di ora, i ghiacciai erano anche di una dimensione inferiore ad oggi, quindi erano riusciti a passare e a coltivare in quota. Poi intorno al 1600 si è avuta invece la piccola era glaciale. Quindi ha iniziato a piovere sempre e a nevicare e il ghiacciaio si è esteso molto. Con questo cambiamento la casa si è strutturata con la stalla sotto in modo che gli animali potessero scaldare, poi al piano centrale le camere da letto e sopra il fienile, la dispensa. La Valvogna è un territorio che esprime in tutta la sua grazia quello che è l'ambiente. Noi abbiamo un'architettura che è ancora tangibile, come proprio patrimonio immateriale, così lo si vede durante il cammino. Questi villaggi sono ancora intonsi e, nonostante le strutture siano a linea, rappresentano perfettamente i primi insediamenti che sono appunto del XIII secolo addirittura, quindi è quasi incredibile la conservazione. E proprio per questo, insomma, dove abbiamo trovato delle architetture ancora intonse, soprattutto nella parte di interior, nella parte degli interni, abbiamo pensato di realizzare delle case museo che potessero esprimere quella che era anche la cultura immateriale, cioè quindi come i Valser qui potessero insediarsi, mantenere le proprie famiglie, il proprio bestiame in un'autosufficienza generale, perché appunto coltivavano i territori di alta quota, creavano nell'ambito familiare villaggi che potessero essere produttori di beni comuni come i mulini, piuttosto che i fori, piuttosto che le fontane, e poi le loro abitazioni che esprimono tutta la loro bellezza in questa architettura che si chiama Brocbau, come nucleo architettonico. Vedremo come queste località sono
assolutamente in armonia con l'ambiente circostante, dove i valsi sono stati sapienti custodi del territorio e dove hanno saputo sfruttarlo al meglio per la loro sopravvivenza, capacità artigianale e terrazzamenti, capacità di coltivare e di curarsi del territorio, capacità anche di resilienza, di saper resistere alle avversità e agli agenti atmosferici. Ecco, questi sono i valser, pura sostenibilità.